Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, sono qui per farvi vedere che cosa c'è nel mio telefono, che è questo qui. E infatti sto registrando con un altro telefono, quindi se magari vedete la qualità cambiata è per questo. È un Galaxy A40, Samsung Galaxy A40. E direi subito di partire con il video. Allora, dunque, lo sfondo è questo qui e in realtà è temporaneo perché comunque cambio sempre lo sfondo del telefono, quindi dipende un po' da come mi gira e metto sfondi diversi. Mentre la data l'ho messa nera, semplicemente perché cioè, varia con gli sfondi. Se c'è uno sfondo chiaro lo metto nera, comunque colori scuri. Se c'è uno sfondo scuro lo metto chiara, così si legge. Comunque, sbloccandolo, io ho la sequenza per sbloccarlo, comunque sbloccandolo si vede questo in sostanza, che è la home. E nella home, vabbè, ho messo questo sfondo bellissimo, secondo me, con tutti i brillantini rosa. Anche questo cambia sempre tantissimo. Dunque, nella home abbiamo l'icona di Google, poi abbiamo Galaxy Store, Play Store, tutte le applicazioni di Google, quindi appunto Google, Chrome, Gmail, Maps e YouTube. Però YouTube ce l'ho in un altro posto dove lo trovo più facilmente. OneDrive, e poi sotto c'è telefono, messaggi, Spotify e fotocamera. E Spotify in realtà ce l'ho, come vedete, nella schermata dove ci sono tutte le app. Tirando giù così, insomma, abbiamo tutte le applicazioni semplici del telefono, quindi abbiamo Team, che però io non ho Team, quindi non so cosa ci faccia questa cartella qui, ma io la tengo per sicurezza. Comunque, vabbè, tutte le app di Team, poi Samsung, che anche questa qua non so cosa serve perché non le uso mai. Le applicazioni di Google, come vi ho detto all'inizio, che però qua c'è in più Earth, si legge così, e Play Giochi. Poi c'è appunto OneDrive, Galaxy Store, Play Store, telefono, messaggi, camera, galleria, orologio, che forse è quella che uso di più di questa schermata, orologio, rubrica, impostazioni, calendario, che però non uso questo, ma ne uso un altro di Google che poi vi farò vedere, game launcher, se si legge così, calcolatrice, Galaxy Wearable, email e SmartThings. Dopodiché qui c'è la schermata che uso più di tutte. Vabbè, le prime applicazioni sono Samsung Health, Internet, Samsung Members, Samsung Note, che anche qua la uso abbastanza perché ogni tanto magari la sera così mi vengono dei pensieri, delle riflessioni, quindi le scrivo lì. Registratore vocale, Drive, Spotify che uso tantissimo e ho un sacco di playlist. Ho Play Film, Play Musica, Foto, Duo che non la uso, Zedge che serve per mettere le suonerie, sia suoneria delle chiamate, diciamo, che dei messaggi, e però non lo uso tantissimo, nel senso che ci sono anche gli sfondi, cose così. Abbiamo Social, che credo sia la cartella che utilizzo più di tutte. Ho Pinterest, che praticamente uso sempre quando magari voglio prendere delle idee, o magari una foto un po' più carina, particolare, così. Ecco, questo qui è Pinterest, insomma. Questo qua è il mio profilo. Ho un sacco di bacheche, davvero tantissime. E mi piace tantissimo Pinterest, davvero tanto. Poi ho Instagram, ovviamente. Questo qui è il mio profilo. Quindi, se volete andarmi a seguire, vi lascio tutti i nomi qui giù nell'info box di tutti i miei social. Dopodiché abbiamo Facebook, che non lo utilizzo tantissimo in realtà. Questo qui è il mio profilo, ma come appunto vi ho detto, non lo utilizzo tantissimo, quindi alcune volte pubblico delle storie, ma uso molto, 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 molto di più Instagram. Poi WhatsApp, ovviamente. Poi ho Shein, dove ho comprato alcuni capi quest'estate, che vi ho fatto anche vedere in uno dei video haul, penso. Poi ho TikTok, che mi diverte un sacco. E questo qui anche è il mio profilo. E dopodiché, oh, vabbè, YouTube, mi sembra logica la cosa. E poi ho Messenger, che è l'app per chattare su Facebook, che però non uso perché non chatto con nessuno. Dopodiché ho l'app YouTube, che diciamo che la utilizzo parecchio anche questa. Ho YouCut, Video Editor, che serve per modificare video, editare video, insomma, video che poi voi vedete.
Poi ho Power Director, che serve anche questa, ha la stessa funzione di UCut, però su Power Director, quando ho iniziato a fare video, c'erano degli effetti speciali, delle cose un po' più carine, che però adesso hanno messo anche su UCut, quindi la utilizzo veramente molto raramente. La utilizzo tanto per magari mettere i video, per esempio, voi state vedendo questo video e qui al lato vedete cosa c'è nel mio telefono. Ecco, per editare questo video ho utilizzato Power Director perché UCut non mi permette di fare questa cosa. Poi ho Canva, che serve per creare le miniature su YouTube, e mi piace tantissimo. Adesso ho fatto l'aggiornamento, sono un po' nel pallone su come usarla, però mi piace tantissimo. E questi qua sono tutti i miei progetti, quindi tutte le miniature che ho creato. Poi ho l'app YouTube Studio che serve per chi ha un canale YouTube per vedere un po' il suo canale e tutto. Poi ho Intro Maker che serve per creare le intro che voi vedete, per esempio. Poi ho Music Speed Changer che serve per aumentare la velocità delle canzoni di modo che non, cioè YouTube non me le banna, insomma, perché non violino il copyright. Dopodiché ho la cartella Photos. Che dunque, se avete visto il video su come modifico le mie foto, sapete già insomma che applicazioni ho, nel caso contrario ve lo lascio qui giù nell'info box, però ne ho cambiate parecchio, insomma, le ho un po' disinstallate, installate altre, cose del genere, anche perché poi mi dava memoria piena, quindi ho dovuto farlo. Comunque ho layout, touch retouch, airbrush e gandru, che sapete già perché se avete visto il video sapete già che cosa sono. Poi ho motion in photo ed è molto bella questa app perché sembra che tipo le cose si muovano, detto proprio così, no? Per esempio adesso vi faccio vedere una foto. Prendiamo questa foto qui, no? Vabbè, poi potete tagliarla, cose così. E potete fare motion e farla come volete, per esempio così e poi ritorna indietro. E poi voi potete vedere in qualche modo, ok, il risultato finale praticamente viene così. Quindi in realtà è un'app molto carina da utilizzare, ma nulla di che, insomma. Poi ho Oroscopo di vabbè.it, credo comunque di vabbè, che leggo molto spesso, sono un po' fissata con queste cose qui. Abbiamo X Recorder che serve per registrare lo schermo come io sto facendo in questo momento per farvi vedere il mio schermo qui. Poi ho serie TV e film. E qua si apre un mondo, perché allora ho, vabbè, Mediaset Play e Witty TV che mi servono per vedere, che ne so, tipo Amici, tipo Uomini e Donne, perché sì, guardo Uomini e Donne. Poi ho Infinity, dove in realtà lo sto un po' abbandonando perché ho solo una serie da vedere, ne avevo iniziata una ma non mi fa impazzire, quindi ok. Rai Play, che anche qui serve per vedere tutte le fiction della Rai. Poi ho Disney Plus, che abbiamo fatto l'abbonamento, perché però non uso mai. Poi c'è Prime Video, perché anche qui abbiamo fatto l'abbonamento con Amazon Prime, quindi abbiamo Amazon Prime Video, che è molto bella come app. E poi ho Netflix, perché abbiamo fatto finalmente l'abbonamento. E sono troppo felice, sto già vedendo una serie bellissima, fantastica, che si chiama Bridgerton. E se non l'avete visto, guardatela perché è troppo bella. Dopodiché ho la cartella school con queste faccine che esprimono la mia gioia nell'avere questa cartella, che però sono obbligata ad avere. E ho Classroom e Meet che servono per fare appunto le lezioni online. Poi ho Calendar che è appunto il calendario di Google che vi dicevo prima, quindi quello che uso. Ed è fantastico secondo me. Poi si possono mettere anche i colori degli impegni, mi piace tantissimo, insomma. E poi ho Reverso Context che serve per, è tipo Google Traduttore, però va molto meglio secondo me. Poi ho Photomat, non penso ci sia bisogno di spiegazioni. Poi ho Traduttore che serve, praticamente ha la stessa funzione di Reverso, solo che Reverso non traduce il cinese, quindi questo qua sì. E poi ho Focus Plant, che secondo me è un'applicazione bellissima, che ovviamente vi racconterò un po' stringata perché presumo che questo video sia venuto già lunghissimo. In quest'app voi dovete, cioè, dovete fare le sessioni, più sessioni di studio possibili, più si fanno crescere le piantine e si raccolgono le gocce per appunto farle crescere, perché sennò le fate morire, in caso contrario. Per esempio, queste qua sono le mie fantastiche piantine. Potete decidere quante sessioni fare, la lunghezza della vostra pausa e poi quanti minuti di sessione fare. Poi vi dice anche le gocce che raccoglierete per ogni sessione se la farete, appunto. E la cosa bellissima, secondo me, è che questa app non funziona se voi usate altre app. Perché ho il codice QR
che mi serviva una volta per leggere il menu di un ristorante, quindi l'ho scaricato ed è lì. Poi ho Word che non uso mai, poi ho Home che sarebbe Google Home, quindi l'app con cui si può controllare e monitorare Google a casa. Booking.com, poi ho Bussola perché non so i punti cardinali e un giorno dovevo vedere tipo la Luna e Marte, credo, una cosa del genere, e quindi ho dovuto mettere la bussola per capire il punto cardinale dove era Marte, insomma. Poi ho condivisione collegamento che non so che cosa sia. Poi ho notification history. Sarebbe quando qualcuno cancella un messaggio, praticamente io posso vedere che cosa c'era scritto nel messaggio. Poi ho Audio Diary, mi piace tantissimo e la uso ogni giorno perché è praticamente appunto, come dice qua, un diario vocale, nel senso che voi fate partire e insomma parlate, insomma, e poi vi. Insomma, per entrare c'è il PIN. Documenti, anche questa app serve per vedere i documenti della scuola. Brawl Stars praticamente è un gioco che è da bambini, sì. Però praticamente una sera sono andata a casa di mio cugino, mi ha parlato un sacco di questo gioco, gli ho anche promesso che l'avrei scaricato così potevamo giocare assieme, quindi l'ho scaricato per fargli un piacere, insomma, e per giocare insieme a lui. E poi ho Stories Edit, e comunque secondo me è molto bella, tipo ho preso questo progetto anche se non l'ho finito. E questo qua era praticamente il mio telefono. Io spero tantissimo che il video vi sia piaciuto. Se così mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale, seguitemi su tutti i miei social. Ci vediamo venerdì alle 13 con un nuovo video. Ciao!